Cari telespettatori di Super J, eccoci qui di nuovo, buongiorno, seconda parte di prima mattina. Abbiamo già annunciato l'ospite che è l'ex sindaco di Roseto, Ennio Pavone, oggi esponente di Avanti per Roseto, consigliere di opposizione. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Pavone. Tra l'altro dobbiamo sottolineare, proprio recentemente lei ha dato vita ad un nuovo movimento, Roseto al Centro, un movimento che cerca di catturare l'interesse soprattutto dell'elettorato dell'area di centro, diciamo così, che si ispira al centro-destra, ed è un primo paletto, se vogliamo, in vista di quelle che saranno le future elezioni amministrative. Mi sembra di aver capito che Pavone, Ennio Pavone, pur essendo stato sconfitto al ballottaggio con Sabatino Di Girolamo, è pronto a scendere di nuovo in campo e a riconquistare Roseto. Beh sì, buongiorno. Diciamo che questa iniziativa non è ovviamente solo mia, ma è un gruppo di amici e di dirigenti che hanno messo insieme tre raggruppamenti politici che esistevano già sul territorio e che si sono di Roseto degli Abruzzi e che si sono già presentati alle ultime elezioni amministrative. Quindi la storica lista dei liberal socialisti, la lista civica insieme per Roseto e quello che si chiamò Alleanza Popolari per Roseto, tutti questi tre dirigenti e quindi i dirigenti di questi tre gruppi e tutti quelli che diciamo erano i più rappresentativi elementi si sono messi insieme e hanno fondato questo movimento Roseto al Centro, che ha la funzione quindi di aggregare una parte importante dell'elettorato moderato di centro che a livello locale guarda ovviamente al centrodestra e che si propone quindi di creare un'alternativa seria a questa che è l'amministrazione attuale, che per quanto ci riguarda è una delle peggiori espressioni che potesse capitare nella nostra città, frutto di una vittoria politica che, su cui si è parlato tanto, si è detto tanto, frutto di un accordo politico non mantenuto e che oggi ne paga le conseguenze, nel senso che al primo turno questa amministrazione è arrivata terza su tre coalizioni dal punto di vista elettorale, è arrivata terza, è andata al ballottaggio per i 1000 voti personali che prese l'allora candidato, oggi sindaco, Sabatino Di Girolamo, per poi fare un accordo che fu annunciato e quindi dichiarato, e ovviamente chi aveva votato il candidato Ciancaglione sapeva che votava a Di Girolamo e avrebbe governato la città insieme al PD e a Di Girolamo. Questo non è stato, quindi di fatto oggi all'opposizione ci sono i 9.000 voti del primo turno contro i 4.000 del primo turno che governano la città di Roseto. Possiamo dire che all'opposizione c'è la maggioranza mentre al governo c'è la minoranza? Purtroppo è così, anche se la legge elettorale, ovviamente l'elezione diretta del sindaco, e quindi ovviamente ha vinto nettamente poi al secondo turno Di Girolamo, e quindi non sto qui a disconoscere l'entità della vittoria al secondo turno del ballottaggio, ma quel ballottaggio è frutto di, tra virgolette, di un imbroglio politico, cioè chi votava Di Girolamo sapeva che avrebbe governato anche insieme alle liste di Sottanelli e di Ciancaglione, questo era l'accordo. In realtà poi questo non è avvenuto e quindi oggi all'opposizione, come dice lei, c'è una stragrande maggioranza di voti politici del primo turno. Pavone, insomma, ha pagato questa scelta che ha fatto in qualche modo Casa Civica, Scelta Civica, Abruzzo Civico, insomma l'area moderata, ed è stata la condanna per la vittoria appunto di Pavone. Come sono però i rapporti con Ciancaglione, con gli altri esponenti dell'opposizione? Ma adesso quello che ha detto lei ovviamente è così, volevo solo un ultimo inciso sul passato e poi chiudiamo lì. C'era anche la fortuna che ha fatto anche la vittoria di Girolamo, è stato il fatto che il Movimento 5 Stelle, qui aveva un candidato, sì, che ci presentammo anche in alcuni salotti televisivi, alla fine non ottenne il simbolo e questo ovviamente lo ha favorito, così come anche la lista Noi con Salvini, che aveva firmato un accordo con noi per mano del senatore Arrigoni, che era il coordinatore regionale abruzzese,
abruzzese dell'epoca, alla fine, gli ultimi due giorni, tolse anche l'appoggio alla nostra coalizione. Ma questo è il passato. Quindi oggi i rapporti con la Scelta Civica, con quel movimento che ha l'opposizione, sono rapporti di buon vicinato, di oppositori seri, costruttivi. Sono due consiglieri, più il capogruppo che è Rosaria Ciancaglione, quindi Mario Nunez e Angelo Marcone, che si stanno battendo come noi, come gli altri due che con me stanno all'opposizione, Nicola Di Marco e Alessandro Ricchiuti. Ci stiamo battendo in maniera propositiva, seria, per far sì che venga rappresentata quella voce molto importante, molto grande di elettorato che non ha condiviso e non ha votato e non ha sostenuto il Partito Democratico Roseto, con proposte serie, con proposte che possano essere rappresentative per cercare di migliorare quello che è la nostra città. Questo è l'obiettivo. Ricordiamo però, Rosaria Ciancaglione ha deciso di approdare in articolo 1 MDP, quindi è una costola del Partito Democratico. Sì, lei adesso ha aderito a questo movimento MDP, che poi si è unito con Liberi Uguali, credo sì, che si chiami l'ultimo che si è nato, sì. Quindi però di fatto oggi fa un'opposizione, lo sta facendo anche seriamente e con competenza, e quindi tutto questo oggi ci tiene insieme. E poi nel futuro probabilmente non so cosa succederà. Noi abbiamo le idee, certo, noi di Roseto al Centro, qui abbiamo eletto poi i nostri riferimenti, che sono il segretario, che è la dottoressa Toriella Iezzi, poi il vice segretario, che è un giovane, Andrea Marziani, anche questo tentativo di avvicinare e di fare in modo che dei giovani comincino a interessarsi, anche se è molto difficile coinvolgere i giovani oggi in attività politica, e il presidente del movimento, che è l'avvocato Maristella Urbini, che era già il nostro vice sindaco. Quindi noi abbiamo le idee chiare a livello amministrativo locale, noi siamo per una politica alternativa a questo Partito Democratico che in maniera solitaria e con delle situazioni che stanno sotto gli occhi di tutti ogni giorno, è difficile stare dietro a tutto ciò che l'amministrazione provoca ogni giorno, anche solo per cercare di contrastarli, perché veramente stanno facendo delle cose veramente incredibili. Bavone, tra poco parleremo della TARI e anche delle accuse che sono state rivolte all'ex amministrazione comunale, quindi alla sua giunta, sul mancato recupero di crediti eccetera. Però credo che ci sia un SMS, quindi se dalla regia Marco Pedigoni ce lo mostra, ecco qui: si candiderà di nuovo a sindaco della città di Roseto degli Abruzzi? Questa è la domanda che avevamo anche anticipato poco fa, ma mi pare di capire che la risposta è chiara. No, voglio dire, non è che io ho come obiettivo principale ricandidarmi a fare il sindaco di Roseto degli Abruzzi. Ovviamente è un'esperienza che ho fatto. Possiamo dire che dopo 37 anni, per la prima volta, grazie a quella coalizione che ho avuto il piacere e l'onore di guidare, Roseto ha cambiato un atteggiamento politico. Abbiamo mandato l'opposizione, quella parte che mai c'era stata, mi riferisco a quello che nasce dalla corsa del Partito Comunista con tutte le varie diramazioni fino al PD di oggi. Quindi sicuramente sono una persona impegnata ancora politicamente, e si vede, altrimenti non starei qui e non continuerei a fare il capogruppo, che è un ruolo importante, e quindi che sono a disposizione anche per continuare ad amministrare, anche se non da sindaco o con altri ruoli, ma comunque farò parte sicuramente, mi batterò per continuare a fare in modo che questa amministrazione vada a casa e che ci sia un'alternativa seria, credibile, di coalizione, come la coalizione che ha governato con me. Qui è un monofamiliarismo o bifamiliarismo che oggi governa la città di Roseto degli Abruzzi. Sotto traccia, in pratica, Pavone parla della famiglia Ginobili, Teresa Ginobili, presidente del Consiglio Comunale, ma l'onorevole Tommaso Ginobili, lei ha sempre sostenuto, questa è un'amministrazione guidata da Di Girolamo Ginobili. Tornando però alla questione che riguarda la TARI, mi è sembrato di capire che il dito puntato lo avete avuto da parte di chi governa oggi la città a proposito di crediti non recuperati, al fatto di aver tolto alla Soget il mandato appunto delle notifiche, delle cartelle esattoriali, in questo caso della tassa sui rifiuti, e di non aver creato un ufficio per recuperare i crediti e
notificare gli atti ai cittadini morosi. Stamattina leggevo sui giornali che ci sono grossi debitori, grossi imprenditori, tra l'altro debitori nei confronti del comune, si parla di cifre tra i 120 e i 400 mila euro, albergatori titolari di strutture ricettive che sono poi quelli che abbiamo visto manifestare a Palazzo del Mare qualche settimana fa. Beh, guardi, dire è semplificare il ragionamento sulla Tari dicendo che quelli che hanno organizzato quella manifestazione sono i morosi che hanno contribuito a far lievitare la tariffa della Tari, io credo che sia un po' bambinesco. Su questa Tari si è fatta tanta confusione, sui conti del Comune ancora tanta confusione. Io mi ricordo che appena eletto, un paio di mesi dopo, il sindaco di Girolamo se ne uscì con una... con un comunicato in cui diceva che l'ex sindaco Pavone e l'ex dirigente Ciancaione avevano mandato in default il comune. Fu costretto poi a smentire, come a smentire tante altre cose, perché così non è. Il comune di Roseto si trova esattamente nelle stesse condizioni in cui si trovano tanti comuni italiani, con difficoltà di cassa derivanti da cose che abbiamo ripetuto 100.000 volte, il fatto che il federalismo fiscale ha dato la possibilità ai comuni di introdurre delle tasse sul territorio, dei tributi, le tasse, delle imposte sul territorio al posto dei trasferimenti statali. Sì. I trasferimenti statali erano certi, quantificati anche con scadenze sicure, i tributi li devi riscuotere. In un momento di crisi economica, e questo mi sorprende perché il sindaco di Girolamo sembra che sia sceso dalla luna, dal 2007 ad oggi c'è stata la più grave crisi economica che la storia europea ricordi, e questo ha influito ovviamente notevolmente anche nella capacità e nella possibilità di pagare i tributi e le tasse comunali. Noi abbiamo attivato tutte le procedure, è completamente falso quello che dice, o almeno non corretto quello che dice il sindaco o la sua maggioranza. La Soget non l'abbiamo tolta noi, è uscita una legge dello Stato che dava la possibilità ai comuni di riscuotere direttamente. Dalla Soget abbiamo riscuotere ancora, credo, 7-8 milioni di euro, c'erano di arretrati, e non c'era stato questo grande attivismo da parte anche della società di gestione a riscuotere, tant'è che parecchi incontri furono fatti per vedere che fine avevano fatto quei crediti, a che punto stavano le procedure per arrivare all'esecuzione nei confronti dei cittadini morosi, e quindi sono ancora quei 6-7 milioni erano all'epoca congelati, che devono essere riscossi e che stanno ancora dalla Soget, e poi si è attivato le procedure per la riscossione diretta. Il sindaco che fa l'avvocato sa che non è che se una persona non ha pagato oggi, domani gli arriva il sequestro, il pignoramento. Il processo per arrivare all'esecuzione forzata nei confronti di un creditore ha una sua modalità, che è disciplinata dalle leggi e che prevede una serie di adempimenti precedenti che noi avevamo cominciato a fare e stavamo facendo. E quindi questo non corrisponde al vero. La verità è che hanno voluto dotarsi di soldi per poter fare le cose che sentiamo. È veramente incredibile leggere che un comune che non può respirare, secondo Di Girolamo e secondo l'assessore Frattari, e che poi invece si può permettere di fare dei bandi, si può permettere di esternalizzare alcuni lavori esterni sulla polizia dell'ambiente, e che poi annuncia una serie di assunzioni e che poi hanno dovuto smentire. Ed è veramente ridicolo che un vice sindaco e un assessore al bilancio si smentiscono sui giornali. Credo che questo sia un segno evidente. È una cosa che ha fatto arrabbiare. Ma questo evidentemente sì, perché io ho fatto il sindaco per 5 anni, mai un assessore si è permesso di smentire un altro assessore sui giornali su un argomento talmente delicato, quello delle assunzioni, e quindi lanciare. Oramai è un gruppo di persone che governa quella città, dove ognuno la spara più grossa ogni giorno. Ogni giorno leggiamo delle cose che poi vengono puntualmente smentite. Quindi dire assumiamo le persone, dire non abbiamo soldi, dire facciamo mutui e dire non abbiamo soldi non corrisponde alla realtà. La Tari è una tariffa, è una tassa sui rifiuti che aveva un suo piano finanziario che era di 5.300.000 euro, tante entrate e tante uscite, costava 5.300.000 quando c'eravamo noi. Hanno voluto incrementare di 1.300.000-400.000, di cui 960.000 in più di costi aggiuntivi l'hanno messo con la posta crediti di dubbia esigibilità, e altre 300-350.000 per servizi aggiuntivi che sarebbero la pulizia con la spazzatrice nei quartieri. Ecco, io credo che abbiano fatto un clamoroso errore. Uno,
a allargare la spesa con servizi aggiuntivi. In un momento di difficoltà, se non ti puoi permettere un vestito nuovo, non te lo compri. Quindi i servizi aggiuntivi non ce l'avrei messi, 340.000, e già sarebbero 340.000 euro in meno che i cittadini avrebbero dovuto pagare. E i 960.000 che hanno fatto questo fondo, che hanno messo, che la legge prevede fino a un certo punto, ma che noi accantonammo in misura inferiore, potevano accantonarlo in misura inferiore, tant'è che oggi l'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, sta facendo rivedere questa norma, perché non è possibile che uno che paga debba pagare anche la somma che non ha pagato l'altro contribuente. Questo credo che sia contro ogni logica, verrà cambiato, verrà modificato, e questo fa sì dire oggi al sindaco che va dicendo ridurremo, è chiaro, dopo che hai aumentato del 40% per una posta che in realtà non è un servizio aggiuntivo, ma sono crediti inesigibili, quindi una volta che tu riscuoti non ce l'hai più quella posta di costo, è ovvio che si riduce, però in questo momento sta massacrando la città, sta massacrando le attività economiche e soprattutto, ripeto, è un'amministrazione completamente assente dal confronto, hanno abolito ogni forma di partecipazione popolare. Voglio ricordare che noi istituimmo lo streaming, noi l'abbiamo messo, quella possibilità di vedere in diretta il Consiglio Comunale, attivammo i consigli di quartiere dopo 34 anni, completamente assente, non c'è più nessuno, hanno chiuso per alcuni giorni gli uffici comunali, nel pomeriggio nel comune non c'è mai nessuno, il sindaco, che dovrebbe fare il sindaco a tempo pieno, come ha fatto chi sta qui, che fa il professionista, come Di Girolamo, lui fa l'avvocato, io faccio il commercialista, e ho lasciato il mio studio, per 5 anni mi sono dedicato alla mia città, e lui lo ha preso un po' come un dopolavoro ferroviario, ci va a ore, non c'è, il pomeriggio non c'è mai nel comune, il comune è sempre, gli uffici sono quasi sempre chiusi, mentre noi eravamo tutte le sere, tutti i giorni, fino alle 7, alle 8 di sera lì. E questa è la mancanza più forte che la gente sente, la possibilità di parlare col sindaco. Non esiste un numero di telefono istituzionale, ancora 2 sere fa mi ha chiamato il comando provinciale dei vigili del fuoco, ho ancora la telefonata sul mio telefonino in cui mi si chiedeva: sindaco, sta cadendo una pianta sopra una casa, e io a dire: guardi che io non sono il sindaco da un anno e mezzo, non da un giorno. E perché questo? Perché appunto non è possibile pensare che oggi si possa fare l'amministratore di una città come Roseto, di 26.000 abitanti, passando ogni tanto e continuando a fare la sua professione. Poi le dovrò fare una domanda, credo che ci sia un altro SMS che andremo subito a leggere. L'attuale amministrazione lamenta problemi al bilancio con scarse risorse finanziarie e poi annunciano nuove assunzioni in comune. Lei che ne pensa? Questo è un argomento già che abbiamo affrontato. Però volevo... Sì, è evidente l'incongruenza che ogni cittadino può capire da solo, cioè se una famiglia è in difficoltà non si cambia la macchina, non assume la Golf, mi sembra evidente questo, quindi dire che il comune è in difficoltà, il comune aveva problemi e ha ancora problemi di anticipazioni di cassa, che significa attivare lo scoperto di conto corrente dai comuni come può fare un'impresa o una famiglia, che hanno tutti i comuni, gran parte dei comuni italiani derivante questo problema da quello che ho detto prima, dalla difficoltà di riscuotere quando i crediti rispetto ai trasferimenti statali che erano certi, e questo ce l'hanno tutti. Noi avevamo 5 milioni di euro al mio quando ho lasciato, però 2 milioni e mezzo erano perché non erano ancora stati incassati la Tari dell'anno in corso, quindi circa 2 milioni e mezzo di scoperto di conto corrente, e che questo è l'anticipazione di cassa. Poi le altre cose, si parlava di un buco di 7 milioni, di 3 milioni, l'hanno sparata ogni... Alla fine hanno trovato questo 1 milione 900 mila euro, vero, che stanno vendendo, si sta ripianando con la vendita di un terreno. Questo è la situazione del comune. Se adesso loro pensavano che avrebbero trovato ciò che era amministrare prima, cioè quando si poteva assumere, si poteva fare appalti, si poteva dare consulenze, tutto questo non è più possibile, il mondo è cambiato in negativo purtroppo per il nostro paese e non solo, e quindi tutta questa possibilità non c'è più. Quindi continuare a dire noi abbiamo 300 persone in pianta organica e ne abbiamo 158, ne sono anche troppi. Se noi confrontiamo i dipendenti che ha il comune di Roseto con i dipendenti del centro del nord Italia, di comuni che hanno le stesse dimensioni di Roseto, noi vedremo che i nostri dipendenti non sono pochi rispetto alla dimensione della popolazione del nostro comune. Quindi è evidente questa discrasia tra chi un giorno lamenta, non un giorno, dall'insediamento, ed è stato tutto un modo per cercare di pararsi da quelle che erano le loro non capacità amministrative. Avevano promesso città sicura e io vedo
anche ieri avete detto, anche questa mattina, persone sequestrate dentro casa. Comunque, non Roseto è una città relativamente tranquilla, come era prima, ma non sono venuti i carabinieri aggiuntivi che diceva Di Girolamo, non sono venute le aziende presso l'autoporto che aveva promesso Di Girolamo. Io non vedo nessuna azienda dopo un anno e mezzo e non c'è neanche l'ombra di quel ragionamento. Le strade ha le pozze che aveva prima, ad essere buono, ha le pozze che aveva quando c'era Pavone, l'erba c'è, cresce come quando c'era Pavone, la luce, l'illuminazione non c'è e le lampade sono spente ancora di più di quando c'era Pavone. Tanto è che il project finanzi che noi avevamo fatto per l'illuminazione e che oggi avrebbe permesso alla nostra città di avere completamente rinnovato il sistema dell'illuminazione pubblica fu ritirato maldestramente. Adesso l'hanno riproposto altrettanto maldestramente, con forti irregolarità anche dal punto di vista formale, che la minoranza sta valutando e su cui poi ci sarà una conferenza stampa congiunta fra qualche giorno. E questo sta a significare che in questo anno e mezzo veramente non si è fatto esattamente niente, se non l'ordinarietà, senza creare né il presupposto di niente, e continuando quelle opere pubbliche che avevamo lasciato e che sta creando anche disagi. Penso alla pista ciclabile, ovviamente finanziata, appaltata, soldi regionali su cui abbiamo lavorato. Ringrazio ancora l'assessore Fornaciari per il gran lavoro svolto lì, e i lavori San Giovanni. Non so quante volte sono andato all'ANAS sul quartiere San Giovanni, che aspettava quei marciapiedi da decenni. Noi l'avevamo programmato, trovato i finanziamenti grazie al lavoro dell'ex assessore provinciale Di Marco all'epoca, abbiamo messo i soldi, abbiamo fatto, era pronto l'appalto, a malapena riescono a farlo. I lavori al porto completamente fermi, il braccio a mare completamente fermo, i lavori sulla messa in sicurezza del porticciolo turistico che avevamo abbattuto, un'area dell'ex, l'area Baroni, dopo 15-20 anni completamente fermi, non sa che fine fatti. Il ponte sul Vomano, 2,7 milioni finanziati, non si sa, si fu fatto l'annuncio a giugno che sarebbero iniziati i lavori. Potrei parlare per delle ore, so che questo non è il posto, il momento, il luogo adatto, ma vedete, questa passione che ho, questa rabbia addosso, perché quando vedo che un'amministrazione non si applica e non si impegna nel modo, almeno con la volontà, questo mi dà fastidio. Non so se c'è ancora un SMS, eccolo qua. Perché lei è uscito dalla commissione urbanistica? Cosa sta succedendo con il piano regolatore generale? Questa è un'altra situazione che meriterebbe forte attenzione. Voglio dire che noi avevamo dato l'incarico per la redazione del piano assetto naturalistico già gli ultimi mesi della nostra consigliatura, avevamo attivato il comitato di gestione all'interno della riserva. Quando siamo arrivati noi, dentro la riserva non si poteva fare neanche la manutenzione ordinaria, non si poteva neanche mettere a posto i tetti su cui pioveva, e quindi abbiamo affidato alla giunta. Ancora ieri ho letto, è stato fatto un provvedimento di cui beneficiano ancora i cittadini grazie a quella iniziativa nostra sulla riserva, e vorrei sapere, vedere cosa riesce a fare. Commissione urbanistica era una farsa, si andava alla commissione quando non avevamo i documenti. Anche questo è un altro dei problemi che dovremmo affrontare, sulla trasparenza e sulla gestione anche del Consiglio Comunale da parte del Presidente, che o fa il Presidente o scende nell'arena della lotta politica. Il Presidente Teresa Ginoble deve scegliere, o fa il Presidente del Consiglio, che è un ruolo super partes, oppure scende nell'agone del Consiglio Comunale, come ha fatto da capogruppo, e si batte lì. Non è possibile la gestione del Consiglio Comunale in quei modi. Quindi siamo usciti dalla Commissione Urbanistica perché non c'erano le condizioni minime, documenti che non ti vengono consegnati, situazioni che non conosci, e poi questa idea che abbiamo capito non porta a niente, perché se non ci si confronta e se non c'è la possibilità di confrontarsi con serenità, abbiamo capito che questo è è tempo perso. E poi la gestione del Presidente anche della Commissione Urbanistica, che ci ha lasciato completamente veramente esterrefatti, e vediamo che anche gli atti in Consiglio non hanno i documenti, portano gli atti in Consiglio senza gli allegati. Adesso voglio vedere, in un paese normale, adesso che affronteremo questa situazione relativa al project finanzi, voglio vedere se vivo ancora in un paese normale oppure se viviamo veramente in un paese in cui ognuno può fare quello che vuole. Abbiamo ancora qualche secondo, le volevo chiedere, molti dicono Ennio Pavone è stato un bravo sindaco, però dal punto di vista caratteriale probabilmente ha pagato Dazio, non è risultato poi molto simpatico. Sì, questo Dazio è evidente, sì, nel senso che
Io sono una persona vera, non so fingere, non so raccontare bugie. Io ho ascoltato ancora il mio numero da sindaco, è ancora nelle mie mani, quindi è un numero a cui rispondevo personalmente alle persone anche che mi chiamavano, e non sapevo fare false promesse, non lo so fare. Se viene una persona e mi si viene a chiedere un posto di lavoro, io non posso dire chiamo un'azienda e ti faccio fare un colloquio fittizio, come è avvenuto durante e prima delle elezioni, in cui tante aziende hanno chiamato le persone, fagli fare il colloquio, e questo mi sa di ridicolo, non ci riesco, è più forte di me, le cose mi piace dirle come stanno, e so, purtroppo ho capito anche che la gente a volte ha bisogno di illudere, di illudersi, di avere un'illusione, di avere una speranza che forse non si realizzerà mai, ma che l'aiuta in quel momento a stare meglio. Ecco, io questo modo di intendere la politica, che forse è produttivo dal punto di vista elettorale, è contrario a quello che è il mio modo di essere, e non so guardare poi delle persone in giro per la strada o nel proseguo della mia vita, dopo che ho promesso delle cose che so già in partenza che non sono in grado di mantenere. Una promessa che era stata fatta dal sindaco di Girolamo era quella di non aumentare le tasse, addirittura c'erano state critiche all'indirizzo della sua amministrazione, c'era stato un comizio proprio, noi lo abbiamo avuto ospite, lui lo ha ribadito, ho detto quelle cose, non avrei aumentato la Tari, eccetera, però mio malgrado è il più grande cruccio che ho, sono stato costretto ad aumentare la Tari, a prendere dei provvedimenti. Ecco, vede, questa è una cosa che io non sarei in grado di fare. Se io avessi pubblicamente, come ha fatto il sindaco di Girolamo, pubblicamente e in maniera formale, preso un impegno su una cosa e poi fare il contrario, non saprei più guardarmi allo specchio, quindi non ci riesco, è più forte di me. Ecco, beati loro che sanno dire delle cose e poi ne fanno un'altra, promettono delle cose sapendo di non poterle fare. Non si può giocare sulla disperazione delle persone dicendo metteremo delle fabbriche presso l'autoporto. Questo se lei se lo ricorderà, perché sì, segue sì. L'attività politica da tanti sì. Anni anche nella nostra città, ma lo sanno tanti cittadini. Non si può illudere pensando che vengano delle fabbriche e che possano creare occupazione, non è possibile. Si può lavorare, si deve lavorare sotto traccia su queste cose. Noi qualcosa le abbiamo fatte di bere, abbiamo fatto delle varianti, voglio ricordare la variante Globo che sta per aprire adesso giù a Roseto, questo nuovo. E sa che come ha votato il partito di Sabatino di Girolamo, il Partito Democratico? Contrario, ha votato contrario a queste cose. Allora io credo che veramente, ecco, la nostra città, ed ecco perché Roseto al centro e questa nuova formazione che cerca di aggruppare anche un'area moderata più forte, già contiamo in linea di partenza, anche se i voti presi non sono mai quelli certi che si riprendono, però 2000 voti ha preso questo raggruppamento, la lista di liberal socialisti su 9-10 liste, anzi 17-18 liste, perché erano 6 le nostre, 5 della Ciancaglione, 11, quindi su 14 liste è stata la seconda più votata della città di Roseto, quindi contiamo circa il 20% in quella città, e questo è un impegno che noi dobbiamo portare avanti insieme a quelli che si impegneranno con Roseto al centro, affinché la città di Roseto possa avere una pluralità di idee. Il pensiero unico non è positivo né per chi lo esercita e lo fa, e né per chi lo subisce. La città ha bisogno di confronto. Oggi non c'è confronto politico, non c'è confronto con la città, hanno abolito tutte le forme di partecipazione, che ne dicono anche i giovani consiglieri, in cui faremo l'elezione diretta dei consigli di quartiere. Ma lei si immagini un paese in cui viene eletto indirettamente il Presidente della Repubblica, viene eletto indirettamente, lei si immagina un'elezione diretta dei consigli di quartiere nei cittadini? Ma io credo che veramente si rasenta il ridicolo, ma ho capito che non lo vogliono fare, e concludo, sai perché non lo vogliono fare? Perché andare in giro nelle frazioni, confrontarsi e prendersi e raccogliere le lamentele delle persone, sapendo poi di non poterle risolvere, probabilmente chi ha più esperienza di Girolamo, dei suoi assessori e consiglieri, ha consigliato non fate questo, soprattutto in prossimità delle elezioni politiche, perché se noi ci andiamo in giro e non possiamo fare quello che la gente si aspetta che si faccia, e cioè che si aggiustano le strade, che si mettono in illuminazione, che si crea occupazione, che si riduca le tasse, tutto questo che non è possibile fare, e siccome non hanno il coraggio di dire che non è possibile fare, preferiscono starsi rintanati e chiusi nel loro orticello. Io credo che questa amministrazione è partita male, sta facendo peggio e finirà ancora
peggio di come sta andando. Bene, questa lunga chiacchierata con Ennio Pavone, l'ex sindaco di Roseto, insomma, abbiamo raccolto anche lo sfogo di Pavone, noi lo ringraziamo per essere stato qui, le auguriamo una buona giornata, io auguro una buona giornata anche ai nostri telespettatori che ci hanno seguito questa mattina, ricordando tra l'altro che alle 14 ci sarà la prima edizione del J News, alle 19 la seconda edizione, un saluto anche dalla regia Marco Pediconi questa mattina con noi, arrivederci e buona giornata.